C'era tanta amarezza sul pullman che ha riportato il Barletta a casa da Gravina dopo lo 0-0 nel derby di domenica scorsa, lo conferma ai microfoni di Telesveva il direttore generale del club biancorosso Beppe Iannone. La motivazione nei due rigori richiesti dalla squadra di Francesco Farina e non concessi, prima per un fallo di mani di Ligorio, poi per un atterramento ai danni di Lojodice. Il braccio dove lo tiene, vedi dove colpisce la palla. In qualsiasi altro caso questo è il rigore. Io non voglio giudicare, innanzitutto, non parto dal punto di vista del dolo. Sicuramente c'è colpa. Sicuramente l'arbitro in quel caso non è stato all'altezza, nel giudicare questo episodio. Per il resto, non posso pensare e non penso onestamente che ci siano altre situazioni. Non penso che, le situazioni debbano essere compensate. Perché ogni episodio è un episodio a sé stante, però cominciano a diventare un po' troppi in questa situazione. Ne abbiamo già avuti un altro paio precedentemente. Questione di negligenza arbitrale la definisce Iannone, che nega la possibilità di azioni energiche presso gli organi competenti. Che posizione ufficiale devi prendere? Dai, diciamo, non diciamo, non stiamo a piagnucolare. È successo, non gli posso dire niente. Capisco tutto quello che vuoi. Però diciamo sono situazioni che sono un pochettino antipatiche. Il riferimento è a uno schiaffo che avrebbe colpito Milella e alle parole dell'arbitro che a fine partita avrebbe parlato a Farina di risultato giusto. Iannone volta pagina e guarda al calciomercato in entrata e al prossimo poker di partite, Nocerina e Afragolese in casa, Casarano e Brindisi in trasferta. Abbiamo quattro partite pesantissime. Le prossime quattro sono quelle che ci daranno un po' il senso della situazione. E la società naturalmente prenderà atto di questo perché comunque non vuole deludere i tifosi e vuole seguire la corrente. Nel momento in cui ci sarà la possibilità, la società farà tutti gli sforzi possibili per riuscire a rimanere, diciamo, nelle zone alte. Si parte dalla Nocerina che nello scorso turno ha superato il Brindisi. Contro i Molossi, la gradinata del Puttilli sarà aperta come in occasione della sfida al Martina? Noi cercheremo di riuscire a ottenere anche la gradinata aperta, ma non siamo noi che lo decidiamo, per noi apriremo tutto quanto lo stadio.